Nel frattempo abbiamo tantissimi ospiti che hanno conosciuto la figura del santo di Pietrelcina, diversi i modi in cui sono stati colpiti. Noi ritorniamo ad incontrare un carissimo amico di Padre Pio TV perché lo abbiamo già avuto modo di conoscerlo. È un artista, un cantautore, Pier Nicola Dalla Zeta. Ciao Pier Nicola, benvenuto Buonasera, anche a buonasera a voi. te. Ci fa sempre piacere ritrovarti. Sì, sempre, ogni Poi volta. ormai le occasioni sono diventate un po'. Assidue. Sì, infatti, anche perché tutto questo nostro incontro, ci prepara a conoscere un tuo progetto, un nuovo progetto che si basa proprio sulla figura di San Pio da Pietrelcina e tutti coloro che poi gli erano intorno. Sì, ho provato a conoscere Padre Pio attraverso gli occhi dei figli spirituali di Padre Pio. Quindi è più facile immedesimarsi nei vari personaggi e provare a conoscerlo attraverso i loro occhi. Credo sia più semplice alla fine. La bellezza sta anche nel fatto che sei giovane, Sì. giovanissimo, e che hai approfondito la conoscenza di Beh, San sì. Pio non tanto presto, diciamo. No. È una cosa che è molto È una cosa recente. che è nata, credo, novembre-dicembre dell'anno scorso. Ho incontrato delle persone che mi hanno un po' indirizzato e alla fine mi sono dedicato alla figura di San Pio e ho cominciato a, tra virgolette, studiare. E quindi studiare i vari personaggi, studiare San Pio, studiare tutta la sua storia, tutte le storie dei suoi figli spirituali e venire fuori, cioè tirare, come posso dire, un po' le somme. E mi sono reso conto che in effetti ho molto in comune con tanti personaggi. Prima di studiare però l'hai amato, Padre Sì. Pio, vero? Ti sei innamorato. Io non ho mai, te lo dissi mi sa nella scorsa Sì. intervista, non ho mai voluto scrivere su Padre Pio perché evidentemente non lo conoscevo bene e quindi non mi azzardo a fare qualcosa che non, di artistico quando non conosco bene l'obiettivo che devo raggiungere. Invece adesso Adesso sì, ti senti anche più sì, più sicuro, ispirato più che più altro, ispirato, sì. forse sì, anche questo ci sta. E noi abbiamo conosciuto il tuo progetto Libere Antifone tempo fa, una musica un po' particolare, uno stile particolare. Sì, la definiscono Christian rock perché tocca un po' il tema religioso, però alla fine non credo sia in maniera definitiva un Christian rock perché lo definisco più un cantautorato con influenze, come posso dire, cristiane, diciamo così. La stessa cosa ho fatto con Antifone Libere, nel senso mi sono immedesimato nei personaggi che hanno vissuto passione, morte e resurrezione, quindi è più facile, ripeto, conoscere la figura di Gesù o la figura di San Pio attraverso quelli che lo hanno circondato e che hanno potuto comunque vedere le opere e tutto quello che hanno fatto, che non pensare direttamente a Gesù, che cosa può aver pensato Gesù o roba del genere. E questo lo dice un giovane. L'ultimo tuo progetto parla appunto di San Pio e di Sì. tutti coloro che erano accanto a lui. Può sicuramente aiutare anche i tanti giovani che ancora non lo conoscono a conoscere meglio questa figura. Ascoltando Beh, sì, questo questi perché? brani. Sì, perché alla fine credo che se San Pio, scusi, se San Pio è stato capace di smuovere, come posso dire, un personaggio come Cesare Festa, che era un massone appartenente alla massoneria, o come un Beniamino Gigli, che era un famoso tenore, abituato a fare vita mondana, eccetera, eccetera. Credo che sia molto semplice per San Pio smuovere un ragazzino di 20 anni che così non ha ancora ben chiaro quello che vuole fare. Sì. Hai qui con te la tua Sì, amica, che Mary. l'altra volta l'abbiamo chiamata Mary, Sì, l'abbiamo l'abbiamo battezzata battezzata proprio qui qui a in San Giovanni Rotondo, onore di Mary di Pyle, Mary appunto. Pyle, ed è Mary Pyle anche una delle protagoniste Sì, di questo disco, sì. di questo ultimo tuo progetto. Con te io non l'ho presentato all'inizio, ma lo vedete qui accanto, Giuseppe Giuseppe Cianci. Cianci, che ha un violino tra le mani. Anche a te benvenuto, Giuseppe, e cominciamo subito, vogliamo ascoltare il primo brano. Vediamo quanto tempo abbiamo a Sì, in disposizione base a perché quello che tu mi dici. noi cominciamo con un titolo, Spalle larghe. Di che cosa parla? E poi l'ascoltiamo. Spalle larghe è la storia di Emanuele Brunatto, che è un figlio spirituale di Padre Pio, chiamato da Padre Pio Upulo Ziot, lo dico così in dialetto, e che è stato quello che, come posso dire, ha scosso un po' tutte le acque nel periodo in cui Padre Pio è stato
segregato, non voglio usare questo termine, ma si avvicina, ed è stato colui che ha scritto l'Anticristo nella storia di Cristo e che ha tirato fuori veramente tutta una serie di episodi che erano successi intorno a Padre Pio, coinvolgendo preti, arcivescovi, vescovi, arcipreti, di tutto di più, e si può dire che grazie a Emanuele ci sia stata comunque una svolta positiva per la liberazione, diciamo, di Padre Pio. Dai a me questo microfono, okay. Intanto prendi la tua Mary e ci fai ascoltare questo brano che porta questo titolo, Spalle larghe, e magari ascoltando anche il testo riusciamo a tornare un po' indietro nel tempo. Chiedo scusa, ma non ancora conosco i pezzi a memoria, perché ci fa piacere. Non ho mai imparato un pezzo a memoria. Ci fa piacere. Quindi ogni tanto guarderò. Sì, io tengo il microfono. Mi mantieni tu? Sì. Bello della diretta. Ci piace per questo. Chiaro che non c'è qualcuno che difenda il mio pastore chiedendosi perché patire tutte queste sofferenze, diffamato dalle sporche maldicenze, vorrei sapessi che sono mesi che girovago fra gente indifferente che racconta di cattive compagnie. Mentre lei ti assiste delle ore, mentre preghi per trovare soluzioni, dimmi se c'è un'altra direzione da seguire per la giusta verità. Certo di me, convinto di imboccare quella strada fatta di obiettività. Fra carte, mille carte, ancora carte, qui mi accingo a sostenere il tuo cammino. Perché ho visto la vergogna in molti occhi, ben mischiata alla superbia dei più forti, di persone che rifiutano e non vogliono provare a immaginare, a credere vi sia qualcosa di speciale dentro te. Mentre lei ti guida nei momenti più infelici della tua diversità, forse non c'è un metodo migliore a riconoscere l'errore di quelli che continuano a produrre delle stupide illazioni. Adesso proverò a rimarginare le ferite, ma non quelle già tracciate dal destino. Ho trovato i maledetti che hanno avuto compiacenza nel mentire e ordire contro te. E ora prossimo a diffondere notizie, l'Anticristo nella storia delle nostre vite. Mentre lei mi osserva, mi persuade a rinunciare a tutte queste conclusioni, forse perché agire con orgoglio non rispecchierebbe giuste convinzioni, o forse perché la grazia e la pazienza certamente riconducono all'amore.
L'applauso non ce l'abbiamo, ma fate conto che ci sia, sì. Tra l'altro si è radunata anche un po' di gente qui fuori dal nostro set. Complimenti Pier Nicola, bello anche il testo, molto. È difficile immaginare che tu sia stato solo ispirato. Io posso dirti che comunque ogni volta che scrivo una canzone, il giorno dopo non ricordo neanche quello che ho scritto, cioè sono fasi. Alla fine ogni volta che voglio scrivere un pezzo magari vengo a trovare San Pio, chiedo, alla fine i fili spirituali sono tanti e scegliere quelli che più ti hanno colpito credo sia la cosa migliore proprio per immedesimarsi in modo più semplice. Uno stile particolare il tuo, forse uno stile anche unico, partecipi anche a diversi concorsi, noi sappiamo anche che hai partecipato, sì, ho partecipato ad un concorso arrivando. Ho partecipato ad un concorso con Antifone Libere 2 anni fa e ho vinto un premio che mi ha portato a New York e poi quest'anno ho portato proprio la canzone che ascolteremo adesso. C'è tempo? Sì, okay. Un'altra canzone riusciamo a sentire. Vi faccio ascoltare la canzone di Maria Pyle ed è quella che ha vinto il premio della critica giù al festival, insomma al premio Salentino giù a Copertino. Poi ti chiederò alla fine, proprio in pochissimi secondi, come si fa ad averle queste canzoni. A come si fa ad avere queste canzoni? Te lo chiedo dopo. Okay, dopo che ascoltiamo La vita che cercavo e si parla di Maria Pyle. Sì. Io intanto posiziono i microfoni. Sono utile anch'io in questo momento, mi sento utile perché altrimenti la musica non si sentirebbe. Hello per dire ciao, le lingue per viaggiare, la voglia di imparare, da qui io spicco il volo. Vecchio mondo, seguire il buon esempio di una donna, una sorella, riflesso di una stella. Con le teste e la coscienza di chi aspira a nuova vita, che sia vita, amore vero, qualcuno che dia pace. Partite la mia meta, ritrovare l'equilibrio, la vita amore vero, la vita che ho cercato, gira voce che giù in Puglia visse un uomo già beato, ferite doti innate, la sorte lo ha segnato. La sorte lo ha segnato. Ricchi benestanti, ritrovo la miseria, il passo è molto breve, dell'acqua e un po' di pane. C'è chi bussa e chi richiede l'aiuto per campare, ma fermi ad ascoltare le parole di quel frate. La mia meta, ritrovare l'equilibrio, la vita è amore vero, la vita che ho cercato, gira voce che giù in Puglia visse un uomo già beato, ferite doti innate, la sorte lo ha segnato, si sa di un uomo buono e la sua voce un dolce suono, profumo di un bel fiore, il cuore gronda amore, condannato ed insultato, il demonio l'ha istigato, a volte anche picchiato, ma alla fine si è rialzato. Con forza si è rialzato. Ed ora sono qui, rifletto e penso a chi mi ha chiesto di aiutare,
La gente che sta male, partire, abbandonare, io potrei ma non riesco. Il cuore ha catturato e pace mi ha donato, ed ora sono qui, io servo verso chi mi ha chiesto di aiutare. La gente che sta male, partire, abbandonare, io potrei ma non riesco. Il cuore ha catturato e pace mi ha donato. Pace mi ha donato. Ed ora sono qui, Maria non più Mary. Questa la ricordiamo perché abbiamo già avuto modo di sentirla. Ancora complimenti. Grazie. Pier Nicola, molto bella. Sono dei racconti questi testi. Sì, fotografie. Fotografie, esatto. Chi volesse ascoltarli nella sua camera, nell'intimità, cosa può fare? Pier allora, il disco credo uscirà a febbraio, febbraio-marzo, quindi credo che per maggio dovremmo riuscire già ad avere il CD. Nel senso, non ho ancora completato tutti i brani, quindi quello che state ascoltando è veramente l'anteprima dell'anteprima dell'anteprima. Per questo anche ti ringraziamo, insomma, siamo fortunati. Ma io ringrazio ad averti conosciuto. Pier Nicola ritornerà sicuramente, sì. Ci prenotiamo anche quando tutto il progetto sarà completo. Grazie, okay. Di grazie cuore Pier Nicola. Grazie anche a te Giuseppe, il violinista. Sì.